Eccoci qui ragazzi, oggi un altro video, visto che domenica vi volevo presentare la mia passione più grande, la fotografia naturalistica, che io sono proprio matto per la fotografia naturalistica, una passione che ho da tanti anni. E questo è il mio capanno dove vengo a fare le foto agli uccelli, poi posterò anche delle foto su YouTube. Questa è la mia macchina e volevo presentarvela, questo posto dove io vengo a fare le foto. In genere faccio a volatili quello che trovo e devo dire che è una bella soddisfazione perché ho fatto tante belle foto e volevo farvi vedere il mio capanno, che me lo sono fatto, costruito, me lo sono fatto ancora un po' di anni fa, mi sembra 3 o 4 anni fa, me lo sono finito e adesso andiamo dentro. Qui siamo nelle Dolomiti Bellunesi, nell'Agordino. Oggi è una giornata del cavolo, piove e c'è brutto tempo e non ho visto un'anima di un uccellino oggi. E allora volevo farvi vedere un po' il mio capanno dove vengo a fare le foto. Qui, vabbè, qui c'è il bosco. E qui si entra. Devo ancora rivestirlo, perché non so mai, non mi decido mai se mettere perline o pannelli, e intanto lascio così. E questa è un po', adesso qui apro la porta, qua c'è il mio sedile e questa è la mia macchina. Io uso una Nikon D4S che mi trovo da Dio, è una macchina eccezionale. Con obiettivo, qui uso un 300 2.8, sempre Nikon, come si può vedere. E questo è il mio capanno. E niente. Dopo farò un po' di video sulla mia. Qua c'ho la stufetta di. In autunno fa freddo, me l'accendo. Alla domenica, quando posso, mi metto qui e mi rilasso un po', mi faccio le mie foto. Ed è bello, una bella. Proprio una bella passione. Poi ti prende quando inizi a vedere gli animali, che anche gli uccellini, i verdoni o cardellini o che litigano per il mangiare, è bellissimo. Ma posterò qualche foto e poi sentiamo. E questo è il mio capanno che mi sono costruito proprio perché volevo farmelo. Ho fatto tutte le domande, quello che serviva, perché non è facile, eh? Costruire un capanno non è proprio facile. E adesso torniamo fuori. E qui niente, qui mi passo le mie 4-5 ore perché ci vuole tempo, bisogna dedicare tempo. E poi non so neanch'io come spiegare questa passione. È iniziata tanti anni fa, perché è iniziata così un po' per ho sempre avuto passione della fotografia, però
Un giorno ero a casa, ho visto, ero ragazzino, e avevo visto un uccello su un albero che non riuscivo a capire che uccello era, non... avrò avuto 14-15 anni, e ho detto, ma guarda che bello, rosso, nero, bianco, e non riuscivo a capire che cavolo di uccello era. E poi alla fine ho scoperto che continuava a venire su quell'albero e non sapevo come mai veniva lì, aveva fatto l'anidata e ho scoperto che era un picchio rosso maggiore. E da lì ho detto, bisogna che lo provo a fotografarlo. All'epoca avevo una macchina ancora, una reflex a pellicola, con obiettivo 50, figurarsi che foto. E poi piano piano mi sono attrezzato sempre un po' di più, sempre un po' di più, e ho iniziato a avere la passione di fare la fotografia naturalistica. E diciamo che faccio anche un po' di tutto di naturalistica. Però quella che mi piace di più è ancora questa. Fotografia gli animali per me è un bel passatempo. E mi metto qua e aspetto che arrivino, ma oggi non si fa vedere niente. Non è la prima volta che capita. Poi io, adesso che è quasi giugno, gli animali hanno già, certi uccellini hanno già le uova, devono starci dietro all'annidata e quindi mangiare poi ne trovano, perché ormai ne trovano, non hanno più bisogno di... Io metto semi di girasole, quello che vanno matti per i semi di girasole, quindi... Ma oggi non si fa vedere niente. E questo è un breve video, ma ne farò altri su questa mia passione. E per intanto ci sentiamo. E un arrivederci a tutti.